Benvenuti amici, sono Luca. Avete difficoltà a entrare nella vostra vasca da bagno? Per questo un momento di relax si trasforma in preoccupazione? Sicurbagno ha la soluzione per voi. Da 15 anni Sicurbagno si occupa di trasformare il vostro sogno in realtà. Da oggi entrare in una vasca da bagno sarà semplice e sicuro. Pensate amici che l'80% degli incidenti domestici avviene in bagno. Sicurbagno vi offre una ampia varietà di modelli. E pensate inoltre che garantisce a vita tutti i suoi prodotti. Non è un caso che è da 15 anni l'azienda leader del settore delle vasche con sportello e motorizzate. Chiamate per ricevere la visita gratuita di un nostro consulente che vi saprà consigliare in base alle vostre esigenze. Ed è per questo che è arrivato il momento di chiamare subito il numero verde 800 148 763. Sicurbagno vi presenta direttamente dal Summer Pub di San Vincent la finalissima della terza edizione di Una Canzone per San Vincent. Tutti pronti quindi? Sigla! Ci siamo, allora con la musica accogliamo con questa domenica strepitosa con gli amici del Canta che ti passa che ci presentano Una Canzone per San Vincent, finalissima terza edizione, con me Barbara Morris. E buona domenica a tutti. Ciao Barbara. Il trofeo lo prendo io. Musica, musica, Barbara. Musica, musica. Adelante la gente. Wow. Y dale conto. Wow. Y dale conto. Wow. Y dale conto. Conto, 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 conto. Pónteme, pónteme, pónteme en plena. Pónteme, pónteme, pónteme en plena. Pónteme, pónteme, pónteme en plena. Muévete ese cuerpo, alegría. Il microfono, guarda, guarda, io... Ma io non so ballare, dai. Allora, una vera attrice deve anche saper ballare. Perché la nostra Barbara la vediamo così attiva già nei social, le anteprime di Torino Criminale, che urli come una pazza, urli come... Cosa succede? E mi hanno rapito la bambina nel film, quindi devo urlare e piangere. Benissimo, allora un grande applauso va alla nostra giuria che salutiamo come sempre. Salutate il nostro pubblico, partiamo da Marcello, presentatevi voi. Prego, passate. Prendete il microfono. Buona domenica a tutti. Ciao. Ciao. Ecco.
Buona domenica a tutti, ciao, dopo una settimana di pausa. È ritornato Mimmo, applauso. Ci sei mancato Mimmo. Buona domenica, vi auguriamo un buon pomeriggio. Okay. E io sono Fabiola e stasera sono in veste di giudice, sono emozionatissima. È una cantante, Fabiola. Presentati al nostro pubblico, visto allora, che è la prima, la prima volta con quella in questa veste diciamo. Di giuria. Bene. E di giurata. Allora, cercherò di essere magnanima il più possibile, e però giusta. Sono una cantautrice, canto da quando ero bambina, da quando avevo 9 anni, e scrivo da quando ne avevo 12, per cui anche al testo farò molta attenzione. Quindi, attenti. Mamma mia, sei già cattiva così, a te. Ada Lusco! Io sono sempre Ada. Buona serata a tutti. Hai sentito Barbara come urla nei social? Barbara. La Barbara, hai visto come urla? Urla. Non hai sentito urlare? L'hai guardato i social in questi giorni? Torino no, criminale. No, non allora, sta facendo l'attrice. Non ho visto proprio nulla. Nulla. Allora, sai perché avevo fuori uso il computer? Internet. Sì. Il vento. Tutta la settimana. No, avevo dei problemi col mio computer. Okay. E nel cellulare non vedo niente. Non perché c'è vita senza internet? Non riesco a essere pronta. Ada, non c'è vita senza internet? Come si fa? Verrò. Cosa? Come fai a vivere senza internet? Io sarei già una flebo, bisogno. Non ho capito. Un applauso, è domenica, è domenica. No, scusate, allora, spiegatemi da capo. Allora, Torino criminale appena uscirà nelle sale andrò a vederlo di sicuro. Allora, io ti chiedo una gentilezza, Ada, se possibile. Vedere. Allora, io non ho mai visto che urla così tanto Barbara in questa settimana sui social, mi puoi per favore... fargli fare qualcosa, una parte. Una parte? Sì. Inventa una parte del film, inventa tu una parte in questo momento. Cosa facciamo? Cosa facevi che urlavi così? Piangevo perché mi hanno rapito la bambina. Ok, allora facciamo finta che questa sera ci rapiscono Ada. Vai, pronti Barbara. Un applauso, concentrazione, la domenica inizia così. Oh, tutto improvvisato, non ne sapevo niente, aspetta, giuro. Concentrati. Oddio, Ada, dove Ada? Non si può vivere senza Ada, come faccio a vivere senza Ada? Ada, no! Riportatemi Ada, vi prego! Brava. E noi te la riportiamo, buona domenica Ada! Buona domenica a tutti! Hai capito la parte? Sì. Ho capito, sì. Okay. Vabbè, però non l'avevo visto, quindi... Ok, benissimo, bene. Andrea Balestieri, buona domenica! Buona domenica, ciao a tutti! Katia Guidi! Ciao a tutti. Buona domenica. Buona domenica anche a voi. Solly in blu come Kate, vi siete messi d'accordo? No, giuro. Buona domenica. Comunque io Solly. Sono felicissima perché finalmente è arrivata l'estate, il caldo. È il caldo. Buona domenica a tutti, quindi. Allora, Solly è reduce da ragazza sprint, l'abbiamo vista, sì, esatto. Sul palco, ha rappresentato il Summer TV divinamente, vero? Perché non so, dimmi tu, secondo te? Divinamente, sì. Grazie. Sì. Allora facciamoli fare una sfilata perché abbiamo visto solo le ragazze. Io sono questa domenica sempre grazie e a non è un problema. Abbiamo la musica, gentilmente. Di Sam & Sam. Grandi outlet, un applauso a Yanes. Benissimo, perché abbiamo solo visto sfilare a ragazze sprint le modelle, non abbiamo visto la nostra Solly. Per voi Solange. Arriva, la musica arriva. Intanto la nostra Solange, puoi andare dietro così almeno. Ecco, perfetto, ci siamo, vamos, musica, ci siamo, adesso arriva la musica, perché, oh, bene, direttamente da ragazze sprint, con grande successo, lei Solange. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Un grande applauso. Metti sempre questa canzone tu, come mai? Perché il latino ti piace.
Io ringrazio Sonny che domani sarà ospite in radio, Radio Lagarre. Pubblicizziamo il tuo programma che non... Sì, allora per chi non ne sapesse niente, è nata una nuova radio in Valle d'Aosta, è una web radio, quindi solo su internet la trovate, al sito www.radiolagarre.net, e il mio programma che si chiama Sonny Pop, che di pop... L'hanno inventato i registi questo titolo, giuro. Un grande applauso alla nostra Solange. Vai in onda lunedì alle 18. Quindi domani alle 18 tutti collegati. Mi fa concorrenza lunedì alle 18 no. Perché sono anch'io in radio. Davvero? Scusa. Un po'. Salvo Dell'Arte, cantante. Ciao. E non solo. Presentati meglio al nostro pubblico. Tutto? Tutto. Io sono il concentrato della malvagità. Eh sì, perché ci siamo conosciuti al Tu Come Noi. Salutiamo uno staff, lo staff del Tu Come Noi, un applauso. Ciao. Dove Salvo faceva il cattivo. L'avvocato del diavolo. Giustamente l'avvocato del diavolo, facendo l'avvocato, potevo non fare altro che l'avvocato del diavolo. Peggio che peggio, suono in una band blues, in una band metal, quindi posso essere il concentrato della cattiveria. Un grande applauso questa sera. Ho paura io, eh. Occhio, eh. Andiamo a salutare Alex Siripo. Oh, buonasera. Come stai, Stefano? Doppio applauso per Alex ancora. Questa sera la terza edizione, terza una canzone edizione. Per Seven Sun. Esatto, allora la prima edizione 2 anni fa. L'anno scorso ha trionfato Ilenia Melis, che poi avremo qui. E quest'anno toccherà ai giudici capire quale testo, quale canzone, quale voce premiare in questa serata finale. Quante voci ascolteremo? 7 voci e poi riascolteremo i 2 migliori per la sfida finale. Benissimo, allora noi vi vado a presentare velocemente ancora questa parte della nostra giuria. Teresa, giuria popolare. Allora, buona domenica a tutti, buon pomeriggio. È la prima volta come Fabiola che sono in giuria. Sono molto molto emozionata e sono altrettanto fiera di essere qui. Sarò buona io, buona sì. Ma giusta. Ok, un grande applauso va anche ad Alessia e Rosaria. Ciao a tutti, buona domenica. Votano in coppia questa sera, Alessia e Rosaria, benissimo. Buona domenica a tutti. New entry, giuria del look, lei è? Ciao a tutti, io sono Anna e stasera giudicheremo i look. Cosa fai nella vita? E io mi occupo proprio di look, sono una curatrice di immagine. Ah. Sì. Assunta per me. Infatti la vedevo che al nostro Assunta. Salvo truccava sì, a tutti. Sì, mi occupo un po' del total look. Benissimo. Yanes, un grande applauso. Buonasera, buona domenica a tutti. E noi saliamo su perché c'è lui il supervisore, Bruno Odielle. Un applauso Bruno, buona domenica. Ciao a tutti, Summertime TV. La vostra TV scelta educativa. Libera. Ecco, io ne approfitto. Stasera per questa domenica per rievocare Charlie Chaplin, siamo al 125esimo anniversario del grande Charlie Chaplin e lui diceva delle parole santissime, cioè che sono queste: nella vita c'è tempo per fare tutto e tutto ha una scadenza, tranne i dispiaceri. Questo diceva Charlie. Io dedicherei un applauso a Charlie Chaplin per questo. E quindi Stefano, abbiamo iniziato alla grande. Allora Rudy questa sera, questa domenica non c'è. Rudy è in volo. Però il nostro direttore artistico Luca Procopio ha voluto lasciare la sedia perché da solo non potevamo lasciarti. Quindi ti ringrazio. Ha dato il compito a Alex di scegliere tra la nostra giuria chi può essere il supervisore di questa puntata e dare anche lui dei consigli. Un tecnico, giusto, tecnico popolare, puoi scegliere chi vuoi. Allora, io direi che non potrebbe essere nessun altro se non Katia Guidi. Katia Guidi, fiero di stare vicino a Bruno Odielle. Allora, questa sera ti faccio raggiungere Bruno. Un grande applauso a Katia Guidi con una musica, la sfilata. Una sfilata per Katia Guidi. Sei pronta per raggiungere il Bruno? Per voi, Katia Guidi. Vamos! Vicino, ci abbiamo la musica, siamo pronti? Vabbè, vamos, musica. Katia, devi una sfilata per te, così vai. Vamos, Katia. Applauso. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya.
guarda che ti aspetta a braccia aperte. Vai da Bruno, vai da Bruno. Do la scaletta, la puoi lasciare qua. Bene, bene. Io credo che scelta migliore Alex non poteva farla questa sera. Sono proprio... Ecco che Katia raggiunge Bruno, un applauso. Bene, bene. Allora, da lì su si vede meglio, Katia. Ti passo un block notes così puoi prendere appunti. Prendi il microfono. Come si sta nel posto di Rudy? Bellissimo. Mi metto un po' così, se no potrei alzare l'audience. Okay. Quindi, perché... capisci bene che non è propriamente la cosa ideale, però va bene così, ci adattiamo. Bene. Allora... Mi raccomando, lì su siamo molto attenti e consigli propedeutici, ok? Soprattutto. La vincitrice dello scorso anno è qui con noi, Ilenia Melis. Un grande applauso! Eccola qui, benvenuta. Allora non ci resta che iniziare a aprire questa puntata, questa finalissima, con la tua splendida voce e con il brano che hai vinto lo scorso anno. Sarà un piacere. Dal titolo? Riflesso di musica. Riflesso di musica, canta Ilenia Melis. Grazie. Thank you.
Un grandissimo applauso a Elenia Menis, la vincitrice della scorsa edizione, una voce per Sam Vincent. Katia, eri proprio presente tu anche in quella serata. Cosa vi è rimasto? Ricordaci un po' quel momento della vittoria di Elenia Menis, una voce per Sam Vincent. Beh, io l'ho sempre detto, lei è molto giovane però ha una grinta pazzesca e questo il pubblico l'ha percepito subito e quindi direi una vittoria meritata. Grazie, grazie mille. Un grande applauso a te, ti faccio... Alex. No, volevo solo aggiungere che è stato anche un buon portafortuna quella vittoria perché poi Elenia nel proseguo ha partecipato alla Milano Sanremo della canzone italiana, si è esibita a Milano, si è esibita a Roma, si è esibita a Sanremo e ha vinto il premio della critica della Milano Sanremo, quindi insomma grazie. Ha portato molto bene. Grazie. Un grande applauso quindi va a te, ok? Se vuoi accomodarti qui o dove vuoi fai pure tranquillo, sei a casa tua. Un grande applauso Elenia. Bene, allora prima di iniziare è la volta... Facciamo così, che prima di iniziare la gara vera e propria becchiamo uno della giuria e la facciamo cantare, che dici? Sì. Lei che la prima volta... Fabiola! Fabiola, un applauso. La vedo convinta. Ciao Fabiola. Devi essere sempre felice quando canti. Assolutamente felicissima. Entriamo subito nel vivo della musica, cosa ci canti? Meraviglioso amore di Arisa. Meraviglioso amore mio? Sì, amore mio, anche amore mio, mi sembra solo meraviglioso amore. L'amore, anche l'amore, mio. Sempre amore è. Amore mio, sì, pensavo fosse amore universale. La domenica... La domenica con Fabiola, l'amore è amore per voi, Fabiola. Peace and love per tutti. Bene, sentito nel cuore. Però ci vuoi abitare, mi chiedi il permesso e io non so che dire. Prometto che prima alla parola amore tremavo. Ora che vivo la storia più libera del mondo, che sento nell'aria il bene più profondo, a volte ho paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare. Tremano le gambe mentre ride il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole. Anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio con dentro il nostro nome. Averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai. Così non ho paura mai. Bene, facciamo progetti. E questa nostra vita che ha tanti difetti, a volte va in salita, ma in due la fatica diventa circostanza. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre grida il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove, anche quando piove. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura. Non ho paura mai. Meraviglioso amore mio, meraviglioso.
così non ho paura mai. Così non ho paura. Così non ho paura mai. Grazie. Meravigliosa Fabiola in Meraviglioso voi. Meravigliosa Barbara. E meraviglioso lui che mi ha tirato un trabocchetto. Io non Stefano lo sapevo. Guarda che tira trabocchetti. Anche Alex mi sa che è colpa sua. Anche mi sa. Grazie, meravigliosi. Grazie a te per averci Io sono emozionato. Qua invece già mi sono spostato qui. Grazie Barbara, che ho bisogno del tuo microfono perché vado da Alex e siamo pronti per iniziare la gara, quindi la finalissima. Ma è giusto, prima di iniziare, ricordare ai nostri giudici come funzionano le votazioni. Mi raccomando, è molto importante questa sera il vostro voto, perché non è come le altre puntate che è soltanto appunto un giudizio generico in base a come è andata l'interpretazione e la canzone, ma bisogna trovare la migliore canzone, giusto? Assolutamente. Allora, quindi mi raccomando, questa sera è proprio una gara effettiva, abbiamo anche il trofeo. Come si svolgeranno le votazioni? Ma dunque, la giuria, ogni giurato ha una scheda di fronte, voterà da 0 a 30 per il testo, da 0 a 30 per la capacità comunicativa del brano, quindi quanto un brano arriva o meno, quindi questa diventa una cosa soggettiva, e da 0 a 30 per la interpretazione e presenza scenica. Mentre invece poi la giuria del look si occuperà soltanto del look, sempre da 0 a 30. Quello che vi chiedo è di non farvi problemi, nel senso che utilizzate tutta la votazione da 0 a 30 senza nessun tipo di problema, okay? L'importante, potete usare da 0 a 30, l'importante è che quando motivate comunque usando il buon senso, ok? Esatto. Poi le votazioni non verranno dette a livello di punteggio, verrà detto soltanto un giudizio, insomma, su quello. Il giudizio è a decidere chi può parlare è Katia, quindi Katia, ogni volta dovrai scegliere tu chi potrà parlare per un'esibizione. Posso solo aggiungere una cosa? Volevo ringraziarti a nome mio, a nome dei ragazzi, fare un applauso a Stefano e a tutta l'organizzazione, perché è il terzo anno che portiamo avanti questa manifestazione. Con quindi piacere. grazie. Grazie a voi, al Canta che ti passa di Alex Siri. Poi noi raggiungiamo il centro, Barbara, è la volta del primo concorrente. Cominciamo con una bellissima ragazza, Patrizia Rigato. Buonasera e bentornata. Buonasera, grazie. Allora, questa sera ci canti il tuo inedito, che ha un bellissimo titolo, Come in un film. Esattamente. Vuoi raccontarci un po'? Ma lo lascerei scoprire. E allora lo scopriamo piano piano. Patrizia Rigato, concorrente numero uno, Come in un film. Grazie. Quando passa il tempo, tutto ti rimane, i ricordi di quando eri bambina, tra la camera da letto e la cucina. Non ho mai visto il mio cuore, ma so, lo riconoscerei tra mille altri. So dove porto ogni cicatrice, un po' si apre, un po' si ricuce. Dentro te sei sola, già da troppo tempo ormai io non lo compri più. Non chiedermi di più, do sempre ciò che ho, o proverò. Non sono cambiata mai, come tu qui, e vivo e dimentico. Ma ora so che sono più forte che ciò che conta è respirare il vento. Non sono caduta mai, questo è il mio film. Non è facile guardare avanti, ci ho provato adesso, porto su un carretto delusioni di una fredda mattina. Devi crescere ma non lo sai prima. Dentro te sei sola, già da troppo tempo.
Bravissima Antonella, ti faccio Patrizia, scusami, con tua sorella, io sono sempre così e non te lo dovevi aspettare, ti faccio accomodare vicino Barbara. Un grande applauso. Allora, si sa il tuo amore per i nomi. Vero, vero. Katia, è la tua volta, mi devi, vi faccio parlare dopo, io ti chiedo chi può parlare. Allora, ascolterei Andrea, il nuovo giurato, Salvo. Salvo. E, sono quindi due tecnici. Due tecnici, devo dare due look e due popolari, ditemi voi. Uno, uno. Allora, direi Ada e qua sotto... Look. Look, vorrei ascoltare Anna, la nuova giurata del look che Anna si occupa appunto... Total look a 360 gradi. Allora partiamo con il look, va bene? Prego Anna. Allora, ho trovato il look di Patrizia, giusto? Patrizia. Molto fresco, romantico come la sua canzone, sì. E grintoso nello stesso tempo, sì. Bene. Allora, quindi Salvo. Prego a te. Ma sono contento di essere stato interpellato per primo, perché penso che se il livello è questo sono veramente contento. Devo dire che non posso fare il cattivo questa volta. Il testo è veramente interessante, l'interpretazione mi è piaciuta molto, bella voce. Grazie. Per cui complimenti. Grazie mille. Ok, chi? Andrea? Complimenti. Ho fatto solo leggermente fatica in alcuni punti a sentire alcune parti del testo. Magari sarebbe stato meglio magari scandire meglio le parole. Okay. Questa è stata solo magari una mia impressione, però ho percepito quello. Per il resto complimenti e avanti tutta. Ma io direi che tutto nell'insieme mi è piaciuto, tutto il suo tutto il contesto sia della canzone, dell'interpretazione. Bravo in tutto. Ok, bene, quindi nessun altro può, giusto, vi ricordo che comunque se volete aggiungere qualcosa potete farlo, la parola è quella che da Katia, ma se qualcuno vuole dire qualcosa in più può tranquillamente richiedere il microfono. Alex, vuoi... Sì, no, volevo solo appunto spiegare ai colleghi giurati come sono nati questi brani. Da ottobre a gennaio ognuno dei ragazzi ha avuto la possibilità, o con la mia collaborazione o con la collaborazione eventualmente di qualche altro cantautore, di poter preparare questi brani partendo da una loro idea di testo e quindi essendo poi musicati, nel caso di Patrizia e nel caso anche della maggior parte delle persone che sono qui, anche con delle indicazioni musicali. Ecco, si cerca sempre di vestire addosso al cantante quello che lui vuole dire in una canzone. Ecco, si prova. Bene, andiamo da Bruno. Sì, io mi associo al giudizio oggettivo dei giudici, dando sempre qualche consiglio. Diciamo che il brano è un brano molto difficile. Sulla lettura espressiva del brano ci siamo, Patrizia. Sulla lettura fonetica del brano ci siamo un po' meno, cioè nel senso che bisogna effettivamente aprire il labiale e diaframmare di più per fare spiare molto di più molto meglio le parole dal diaframma. Tutto sommato va abbastanza bene. Io penso che tu abbia un potenziale maggiore. L'espressione dell'anima di un cantante arriva attraverso l'inedito. E stasera abbiamo avuto questa conferma con Patrizia Rigatti. Quindi Patrizia raggiunge il centro. Un grande applauso per te. Complimenti. Beh, direi che abbiamo cominciato alla grande, come diceva giustamente il giurato Salvo, se questo è il livello andiamo bene, stasera siamo messi bene. Continuiamo con la gara? Continuiamo, io lascio Barbara. Luigi Aromando. Buonasera anche a te, benvenuto. Grazie. Anche per te un inedito che si chiama In fondo all'anima. Esatto, sì. Ti lascio cantare, ti lascio il palco perché ti vedo emozionatissimo. Un grandissimo applauso per Luigi Aromando. Grazie, grazie. Thank you.
so davvero perché ti prendo di mira senza farti respirare. Forse per invidia o perché sanno che sei migliore, proprio non lo so. Subisci insulti e le mani si fanno pesanti, non riesci più a reagire, resti lì bloccato e la paura di parlare ti pervade dentro. Verso la scuola col magone, sai già che sarai umiliato, escluso, senza il coraggio di dirlo a qualcuno. Può darsi che finirà, perché crescendo impari a tirare fuori di più quello che hai dentro. Con un bel pianto la rabbia se ne va, parli a te stesso fino in fondo all'anima, dove ritrovi il bambino che è in te. Anche dal male nasce una canzone che parla di te. La porterai dentro te come un'esperienza di vita letale. Arriverà il tempo del vero riscatto, ti giuro che è così. E dovrai credere in te, parlerai alla gente di quello che hai subito. Sarai tu l'esempio perché questo è capitato e gli sorriderai. Ricorderai di quel magone, di quando eri umiliato, escluso, senza il coraggio di dirlo a qualcuno. Può darsi che finirà, perché crescendo impari a tirare fuori di più quello che hai dentro. Con un bel pianto la rabbia se ne va, parli a te stesso fino in fondo all'anima, dove ritrovi il bambino che è in te. Anche dal male nasce una canzone che parla di te. Parli a te stesso fino in fondo all'anima, dove ritrovi il bambino che è in te. Anche dal male nasce una canzone che parla di te. Bravissimo! Grazie. Complimenti. Allora ti faccio raggiungere Barbara che è lì che ti aspetta, okay? Ok? Io vado da Katia Guidi lì sopra. Allora Katia, in questa interpretazione vogliamo ascoltare un po' tutti, però sarai tu a bloccare quando è troppo. Perfetto, è troppo. Okay? Quando il tuo stop, devono appunto passare il microfono. Vediamo se mi ascoltano. Partiamo da Salvo. Prego, prendi pure. Ti chiedo di avvicinare il microfono. Ok, così. Bene. Sempre stop, perfetto, stop. Bravo. Applauso. No, no. No, scherzo. Abbiamo dato il potere alla Guidi. Mai dare il potere da in alto, mai, mai. È colpa tua, no. Assumiti la responsabilità. Te l'avevo detto io. Allora no, torniamo sull'interpretazione. Devo dire tutto ok, mi sembrava un po' troppo una concentrazione di parole, la metrica un po' troppo densa rispetto a quello che era il sistema.
però per il resto direi più che sufficiente. L'unica nota che potrei dire è questa. Ok. Sonny, popolare? Sì, una canzone allegra, sicuramente, quindi gioiosa. E non è esattamente il mio genere di canzone, io sono più struggente, diciamo, però... Ah, ok, vabbè, però il ritmo era allegro, quindi io ho giudicato quello. Ah, vi chiedo di parlare con il microfono. Stop, dai, voto. No. Non devo dirlo. Okay. Tecnico, stop, quindi ha detto. Allora, una buona esibizione, secondo me, il pezzo ha un buon ritmo, quindi tutto sommato tutto bene, insomma. Una buona esibizione. Grazie. Tecnico. È autobiografico, quindi, anche, sì. anche questo testo. Sì, sì. Un applauso per quello che hai voluto. Grazie. Trattare questo tema importante che ancora tuttora si vede non solo nella vita personale ma anche sui social, per cui credo che come testo sia un brano molto d'impatto. L'interpretazione è stata sufficiente, mi concentrerei anche un po' sul discorso dell'intonazione e sulla metrica musicale. Grazie. Figurati. Bravo. Grazie mille. Ada. A me è piaciuta molto la musica, devo dire. Il testo non lo... c'è qualche cosa che non mi, mi sembrava un po'... Vabbè, ok, ho preferito la musica. Allora, posso? Sì. Non voglio fare la cattiva o la maestrina, ma ho gli occhiali apposta. E niente, volevo dire che forse non si è prestata abbastanza attenzione alla, al testo, che invece è struggente, perché mi pare di aver capito che è una, come ha detto prima il mio collega, parla un po' del bullismo, mi pare. Sì, no? Esatto. E allora c'è proprio la musica che porta fuori. Perché la musica è allegra, il testo è struggente, la gente è portata a seguire il ritmo, per cui se tu non dai più espressività a ciò che dici, la gente non ascolta la profondità del tuo testo, che invece è molto importante. Quindi mi concentrerei di più sull'interpretazione. E posso permettermi ancora un attimo un appunto, probabilmente come nelle canzoni country, e invece parlano sempre di la musica è allegra, ma i testi sono struggentissimi. Ci ricordiamo nel film I Will Always Love You, cioè la canzone I Will Always Love You nel film di Whitney era una canzone country che poi lei ha trasformato nel grande successo che Stop, tutti conosciamo. Direi... Chiudo. E quindi niente, porta fuori la musica. Okay. Beh, però bravo. Grazie. Dimmo. Io concordo con Fabiola. Un bel testo veramente, molto attuale, la musica bellissima, mi ricordava un po' una canzone anche di De Gregori. Un po' come togli musicata. Pure il cappuccio, Mimmo, non ti preoccupare, vai. Oh, il cappuccio mica l'ho messo io, c'era. Vai, vai. Sì, sì, natura. Comunque, in sintesi, un bel brano, veramente, come dicevo, attuale, però appunto non è un po' coerente, diciamo, Stop, con Mimmo. La musica. Però, ok. Bravo, mi sei piaciuto, è un grande testo, non voglio ripetermi, comunque. Quindi, ok. No, dovete sapere che c'è un applauso Marcello. C'è la regia. Sono molto solidali perché lui dà sempre 10-10, quindi. No, sei stato bravissimo. Io posso, mi posso hai trasmesso... vedere cos'è che hai dato tu qua? E questo è il tuo voto. No, questo è il tuo voto. Sì. Ok, no, per sapere. Avrei preferito dare un giudizio prima, però okay. Tu sei stato bravissimo, ma. La tua precedente, Patrizia Rigato, è stata bravissima. Bene, ok. Passiamo la voce, giusto Stefano? A... Sì, allora, velocemente, Katia. Possiamo iniziare da Teresa. Allora, io ho trovato questo testo veramente molto profondo e penso che questo ragazzo abbia sofferto parecchio e quindi già tirare fuori questa cosa è... veramente una cosa grande, però come ha detto appunto Fabiola, secondo me bisognava mettere una melodia un po' più triste, però veramente bravo. Grazie. Chi dei due può parlare? Ok. Beh, no, dicevo uguale. Anche noi siamo in linea con quello che hanno detto loro, però abbiamo visto un senso di speranza, quindi abbiamo pensato che potesse essere un senso di speranza. Quindi secondo voi la musica è un messaggio per chi magari deve... Esatto.
Ok, look, passiamo al look. Il look l'ho trovato un po' anonimo. Quindi deve usare di più. Anonimo, sì, assolutamente, non trasmette niente. Quindi bisogna usare un po' di più anche per Yanes? Allora, io sono completamente d'accordo con la mia collega. Quindi, a posto. E lo trovo un look più da giorno. Ok, che quindi da sera. Perfetto, sì. Bisogna usare un po' di più. Katia, non lo so, chiudiamo? Sì, direi di sì. Ok, dopo. Volevo solo aggiungere una cosa, visto che tanto ormai la votazione è stata effettuata. Nel momento in cui mi è stata presentata questa idea di testo, ho scelto, ovviamente consultando poi il cantante, esatto, Andrea? Okay, per dire io che credo che la scelta autoriale della musica sul testo sia proprio per non spaccarsi le vene, perché siccome è già un brano molto, molto particolare a livello di testo, a livello musicale, se mettiamo una musica dove alla fine diventa... Probabilmente anche l'attenzione sarebbe diminuita nell'ascolto, perché credo tante volte che sia stato quello il concetto. Poi dopo nulla condivido vieta, con magari, quello magari che dice Stefano, condivido con quello che dice Andrea anch'io, la penso così. Però lascerei un attimo la parola a Bruno ODL per capire che cosa ne pensa su questo brano. Guarda, ti vedo come inviata perfetta lì sopra. Un applauso a Katia. La guidi è perfetta lì sopra. La guidi è seduta, ti fa male lo sgabello. Le ciappette. Okay. Prego. Dunque, io Katia, una domanda al nostro Bruno, una domanda. Beh, io vorrei sapere che cosa ne pensa appunto su questo testo, sulla metrica ed in particolar modo sull'osservazione e l'eccezione che ha sollevato Fabiola. Vorrei appunto capire che cosa ne pensa Bruno ODL. Ok. Dai, allora. Volevi un'altra domanda. Volevi un'altra domanda, ma questa è la TV educativa. Dunque, io penso questo. Fabiola ha fatto una considerazione molto intelligente e anche gli altri giudici comunque sono su questo parametro. Condivido anche Andrea e gli altri giudici. Allora, questa è la base è una ballata tra un pezzo di Bob Geldof degli anni 90 e un quasi country alla Tony Barrett. Ora, io penso che non sia una questione di testo in una base che è troppo allegra. Ci sta l'incrocio, abbiamo fatto prima l'esempio. Quindi ci sta il succo. Ci sta. Il problema è questo, ti do un consiglio. Bisogna migliorare l'interpretazione vocale, cioè avere più carattere artistico nell'espressione del testo. Ok, è la prima volta che lo presenta in pubblico, giusto questo? No. Ah no? Ok. È stato, allora, sono tutti brani finalisti del Canta che ti passa di quest'anno, sezione inediti, la prima volta in TV, sì. Ok, un grande applauso, quindi grazie. L'applauso meritato va a te. Applauso. Insomma... Facciamo bene. Così, stemperiamo un po' l'atmosfera, facciamo cantare lui, che ne pensi? Alex Filippo, con il suo inedito. Qui lei? Sì, tra l'altro ne approfitto perché poi il mese prossimo qui a Summer Pub per le vie di San Vincent gireremo il videoclip di questo brano che è Qui lei. Siete tutti invitati. Per voi, qui lei, Alex Filippo. Siamo... Se lo senti, lotterai. E non mi importa dei falsi miti della TV, per di più mi conosco, non potrei mai mischiarmi fra i tanti replicanti con le mani. Ho realizzato che nel mio destino l'amore è soltanto una piega del letto che passi la mano poi lentamente va via. E tanto vale credere solo in se stessi, provando a raggiungere l'apice dell'impossibile, facile se la ragione non la segui più. È solo istinto, ma non serve scappare, nemmeno imitare, a meritare. Si canta l'amore, mi scusi dottore, sto male.
ti potranno accusare di non essere perfetto, già lo sai. Ti diranno, mi spiace ma non sei per niente originale. Capirai, ma è proprio lì che insisti e dentro ci dai di più, proprio tu, che dalla tua parte hai sempre avuto la gente, però lei è assente. Ho realizzato che nel mio destino l'amore è soltanto una piega del letto che passi la mano, poi lei lentamente va via. E tanto vale credere solo in se stessi provando a raggiungere l'apice dell'impossibile facile, se la ragione non la segui più, è solo istinto. Sparita da mesi, c'ho un po' i nervi tesi e si chiama teso. Faceva l'amore anche col dottore, sto male. Che nel mio destino l'amore è soltanto una piega del letto che passi la mano poi lei lentamente va via. E tanto vale credere solo in se stessi provando a raggiungere l'apice dell'impossibile facile, se la ragione non la segui più è solo istinto. Non serve scappare nemmeno imitare a meritare. Faceva l'amore anche col dottore Copio Guianes. Grazie, grazie Stefano. Per noi Alex Sinipo. Grazie Barbara. Sempre coinvolgente. Bene, allora noi ritorniamo nella vivo della gara. Torniamo nel vivo della quindi, gara giuria, e accogliamo un'altra fanciulla. Non sono attenti questa sera, sì. Ma no, abbiamo salutato il nuovo giurato Chicco Bengardino che si è unito. E si è unito al posto di Katia, perché Katia l'abbiamo mandata a fare la supervisore. Ciao a tutti. Come si dice? Supervisore. Supervisore. Non facciamo come sindaco sindaca che non si può sentire. Supervisore. Ok, perfetto, giusto. Giusto, mi danno anche del giusto ogni tanto. Andiamo con la prossima concorrente, Dara Ferrara. Per voi, eccola qua. Ho beccato giusto, Dara, eh? Per amore, quello l'inedito che ci presenti questa sera? Sì, proprio. Emozionatissima? Sì, tantissimo. E allora ti lascio cantare, Dara Ferrara per voi con Per amore. Brava. Grazie. La nuova generazione non ci ascolta più. Come sarà il domani? Per tutti i figli non so. Stringiamoci le mani, avviciniamoci un po'. Per amore, forse solo per amore, rimbocchiamoci un po' il cuore, basta un poco di unità, per noi stessi e per amore. Come ai miei tempi, più rispetto e pietà,
per gli anziani, per chi lavora, per il prossimo. Come sarà il domani? Per le mie figlie non so. Stringiamoci le mani, avviciniamoci un po'. Per amore, forse solo per amore, rimbocchiamo. Per voi stessi e per amore, anche dentro ad un dolore, spesso puoi ricominciare, tanto poco puoi provare a cambiare. Applauso, glielo facciamo, ti faccio raggiungere la nostra Barbara. Intanto io chiedo alla nostra giuria di essere molto attenti e di non farvi influenzare un po'. Mi raccomando, attenti, perché dobbiamo scegliere la miglior voce e la miglior canzone. La miglior canzone, scusate. E... cosa succede? Katia Guidi, in diretta. Buonasera, qui su TG5, grazie. Facciamo un applauso alla... Siamo sul TG5, ci vorrebbe. Allora, questa sera vorremmo ascoltare cosa ne pensa di questo brano e di quest'artista, Salvo. Quindi Salvo, poi? Chicco. Chicco. Mimmo. Mimmo. Yanes. Yanes, perfetto. Salvo. Allora, tocca sempre a me rompere il ghiaccio, insomma. Sì. Vabbè, allora andiamo da Chicco. Chicco, prego, prendi il microfono. No, no, ok. Vai, va bene, sì. Mi dedico volentieri. Allora, intanto un giudizio complessivo, mi è piaciuto il testo, mi piace soprattutto poi la versione che si è stata data in musica. Ti chiedo scusami soltanto di avvicinare più il microfono. Sì. Se no togli il cappuccio anche anch'io. Te. Vai, vai, tranquillo. Un applauso, eccoci qua. Bene. Adesso ricomincio. Per cui, allora, il testo è un buono sviluppo di idee, mi piace molto l'armonia che è stata fatta apposta per il testo, si vede che sono stati dedicati dei cambi di mezzi toni, tonalità ovviamente minore, che permette di dare il blues al testo che la signora ha sicuramente voluto interpretare. Solo un piccolo punto, una maggiore attenzione all'intonazione, che spesso è stata forse non alla stessa altezza del complesso del brano. Ok, Chicco. Appoggio quello che dice il mio collega, il testo mi è piaciuto, la musica anche, solamente qualche imprecisione a livello di intonazione, ma nella complessità un buon lavoro, insomma. Sono tanto emozionata. Immagino. Mimmo, è la tua volta. Bellissimo testo, io mi sono immedesimato un po' perché ho percorso un po' questi tempi del testo, forse non dico che abbiamo la stessa età, ma più o meno... Comunque era emozionata, si vedeva, però molto molto profondo il testo, mi è piaciuto molto, perché ho percorso un po' le cose anche di prima, come dice il testo, anche la rispettare insomma gli anziani, la preoccupazione per il futuro dei propri figli, molto molto profondo, brava. Grazie. Bene, allora Katia, andiamo da Luke Yanes. Luke... Allora, vabbè, la signora è una signora elegante. Venire qua, grazie.
Un applauso, scusate, eccoci qua, così raggiunge il centro, perfetto, dimmi. Allora, la signora è un, insomma, è una signora elegante, poi ovviamente il gusto è soggettivo e quindi comunque tutto nel complesso il giudizio è più che sufficiente. Grazie. Ok, allora l'applauso per te, meritatissimo. Io però darei la parola a Bruno o a sì. Katia, anche te se vuoi dire qualcosa. Perché... No, ma io sono un amante delle massime di Bruno Dielle, quindi vorrei sentire la sua massima in questa occasione. Ok, prego. Dunque io devo spezzare una lancia per questa... signora che ha interpretato questo brano, nel senso che il grande Mogol, quando scriveva i brani per Battisti, diceva che l'artista deve comunicare l'inedito, non deve, può anche non usare virtuosismi o può anche essere impreciso sull'intonazione. Noi in Italia dalla fine degli anni 80 a oggi abbiamo dei cantanti che hanno parecchi problemi di intonazione, da Grignani a Neffa e via discorrendo. Quindi direi che spezzo una lancia e dico: ok, il brano è sofferto, in questo caso la massima è aspera ad astra, e vuol dire in latino: con le difficoltà si raggiungono le stelle. Grazie. Grazie. Aggiungerei che il grande Mogol è una persona con la quale ho avuto la fortuna di lavorare, e avrebbe detto: l'importante è essere credibili in quello che si fa. Ah, beh, io ci credo. Quindi un grande applauso va a te, Dara Ferrara. Bene, bene. Andiamo avanti con la gara. Un'altra sì. Bella fanciulla, Antonella Rigato. Rigato. Ciao Antonella, bentornata. Ciao a tutti, grazie. Il tuo inedito, quel pensiero che non leggerai, dedicato a? A mio nonno. Dedicato al nonno, quindi con il cuore. Antonella Rigato, per voi. Grazie. Viene il desiderio di scrivere un
Grazie. Un grande applauso. Ti faccio raggiungere Barbara e Andrei, da sempre da Katia. Katia che è lì sempre attenta a vedere cosa accade in questo momento. Per te. Sentirei la Solly. Ok. Che non abbiamo ancora ascoltato. E Marcellino, pane e vino. Ok. E Ada. Bene. Di qua invece Teresa e Alessia con Rosario. Ok, quindi partiamo da viaggiano insieme. Solly. Uno del look mi dicono che manca, giusto? Sì. Quindi la Anna. Total look. Ok. Solly. Allora, cosa devo dire? Già solo per il fatto che hai dedicato questa canzone a tuo nonno, che anch'io purtroppo ho perso l'anno scorso, per me, a me mi hai toccata. Per me è il massimo, bravissima. Bravissima. Ada. Anche questa canzone, come le altre, sono un po' strappalacrime, comunque hanno un testo tutte molto molto profondo. Questa direi che rispetto alle altre mi è piaciuta leggermente di più. Brava. Bene, allora Marcellino, veniamo da te. Eccoci qua. Il testo mi ha emozionato tanto, veramente. E come capacità comunicativa sei stata, secondo me, dal massimo del voto, e anche nella presenza scenica e l'interpretazione, secondo me sei nel massimo del voto. No, abbiamo capito che il massimo c'è, però quello... Beh, devo dire, Marcello, che non sei molto propedeutico in questa cosa, devi fare ancora un po' di chilometri. Grazie DL, ma io sono popolare, percepisco queste canzoni. Ma poi sentir parlare del nonno è la cosa più bella che c'è. Beh. Nonno, nonna, quello che sia. C'era Katia che voleva intervenire, se accendiamo il microfono. Katia, cosa volevi? No. Segnavo... Ah, ok, vuole c'era il microfono acceso durante le votazioni. Sì, perché dicevamo con Bruno che era un po' basso e quindi non riuscivo a intervenire. Ok, Teresa, giusto, qui abbiamo dato il voto, andiamo da Teresa. Allora, come Ada, io trovo che sia... senza togliere niente agli altri, che sono tutti bravissimi. Avviciniamo il microfono, grazie. Lo trovo il testo più bello e mi ha anche commossa, e ho visto anche in lei la commozione mentre la cantava, infatti non so come ha fatto a non scendere la lacrima. Bravissima, veramente complimenti, tanti complimenti. Anna, vieni. Antonella, ti faccio raggiungere il centro per vedere cosa ne pensa Anna del look, perché Anna è molto attenta, sì, vedo. Ma devo prego. Farti complimenti perché il tuo look è grintoso come la tua voce. Grazie. Quindi qua, un grande applauso va a Antonella. Bene, grazie. Devo dire che mi sono, come adesso, sta posso andando? Dirlo, commossa anch'io. Quando l'ho vista cantare mi sono commossa perché ho visto lei che aveva gli occhi lucidi. Come sta andando, Bruno? Una domanda, Katia, per Bruno. Rudy è più con le domande... Sì, ma io perché sono troppo tecnica, quindi conosco già le sue risposte e allora non mi vengono, capito? Mi viene da anticiparlo. Okay. No. Una domanda così al brucio. Non so, che domanda, cosa ne pensa? Che domanda ti faresti in questo momento? Bella questa, eh? Beh. Casca a fagiolo, dai. L'avevo suggerita, non se l'è ricordata. Un applauso al nostro Bruno, un applauso. Ok, io, guarda, secondo me la voce, non solo secondo me comunque, la voce... Bruno, scusa, ma Katia ti copre, puoi alzarti? Ah, devo alzarmi? Se mi alzo, siete una coppia lì su, un applauso, va. Okay, prego. Secondo me questa sera Rudy okay. Rischia il posto. Oggi è un po' come la Marini, baci stellari, Bruno DL stellare, visto? Okay. Dunque, dicevo, la voce è un canale attraverso il quale si possono riscontrare le informazioni del nostro corpo, come la felicità, la crudeltà, la tristezza, l'armonia, la disarmonia, eccetera. In questo caso, io quello che consiglio a quest'artista, perché è un artista, perché tutti quelli, i cantanti che ha portato qui Alex Silipo sono artisti in quanto si stanno esprimendo con un inedito,
non con una cover, questo è molto importante, quindi per me sono artisti. Non grazie. Non necessariamente, il consiglio che do a questa ragazza, non necessariamente in un pop lyric come questo, per definizione stilistica, musicale, non necessariamente bisogna comunque coprire la frase musicale vocalizzando completamente a 360 gradi. Possiamo anche deficere, possiamo anche non esprimerci totalmente sull'espressione della vocalizzazione, sto parlando, in modo da lasciare al nostro interlocutore... Cioè, scusami se ti interrompo. Sì. Ah, no, vai, tranquillo. In modo da lasciare al nostro interlocutore un po' più di immaginazione e di sogno sul testo che viene espletato. Comprate anche voi il dizionario dello Zanichelli a sole 5 euro. Ah, io mi esprimo. Allora, io Salvo voleva dire qualcosa. Ma mi piace molto quello che ha detto lui, però mi aggancio a un qualcosa di diverso. Quello che ho... che mi è piaciuto molto all'interpretazione sua è stato l'inizio con poche note al posto giusto, lì veramente hanno lasciato lo spazio e poi il crescendo armonico, probabilmente avete usato scale misolidia, qualche cosa. Allora chiedo il microfono per avete Alex, scusate. Usato delle scale modali nell'interpretazione vocale. È stata scritta insieme a Valenti, giusto? Valenti, che è un'altra ragazza che sì. Per cui è stato molto bello invece la crescita dell'utilizzo della voce, poche note prima, il crescendo attraverso scale modali della linea vocale a metà. Io ho sentito tra l'altro un vibrato bellissimo in una pausa, vibrato della voce che è stato secondo me pari a quello del vibrato di Eric Clapton, quindi tanto per farti... Ecco, lasciami dire Stefano, okay. Stefano, lasciami dire, sì, che sono contento che la mia teoria viene riconfermata anche dai giudici. Ma cosa stai facendo? Un selfie di cosa? L'ho messo nell'unico posto in cui non mi potrebbe potenzialmente cadere. Ok, Bruno, ti chiederei, sei con Katia, vi vedo così affiatati, volevamo... Katia è fantastica, ha solo un problema. E doveva mettere un altro tipo di abbigliamento perché è un po' infatti... è timida. non vuole fare share. Beh, lo share vorrei farlo come cantante, ho un po' di limiti, ecco. Okay. Bisogna essere un po' coscienti. Vorremmo, se siete d'accordo, se ci potete intonare così a cappella un pezzo assieme. Con Bruno, sì. Ma lui balla? No, Bruno, ci stai? Cosa? Lui cosa fa? Romina, sì. Power? Entro io. Allora siete pronti a proporci questo brano a cappella? Puoi alzarti, sono Bruno, dai. Improvvisato, spero che non mi cada nulla. Fai un duetto almeno. Okay. Quindi canzone... Katia non sa il... Ok, okay. No. La guerra. A cappella chiaramente, no? Vai. Ok. Cosa ci... Adesso viene fuori. Ok. Viene fuori. Magari lo dicesse così io mi preparo... Dai, cosa stai facendo? Sta scaldando. Vai Bruno. Generale, dietro la collina ci sta la notte, bruca e l'assassina. In mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni, di 5 figli venuti al mondo come conigli. Un applauso. Beh, ha scelto una facile, dai. Bene, allora Barbara, ci presenti il prossimo concorrente? Il prossimo concorrente è di Pagotto. Intanto che Barbara ci raggiunge anche Eddie, noi facciamo un grande applauso che Eddie è arrivato prima. Eddie qui con noi, Eddie Pagotto, un applauso. Intanto voi da casa comunque potete interagire con noi scrivendo un sms al numero WhatsApp 328-48-92-537. Io ti lascio con Barbara, per voi. Eddie Pagotto, bentornato, questa sera il tuo inedito Sorriso Dolce. L'abbiamo dedicato a qualcuno? Mio povero papà che non c'è più. E allora gli mandiamo un bacione e per voi Eddie Pagotto. Grazie. Ciao pa, come vorrei tu fossi qui. Hai lasciato
lasciato un gran vuoto nei miei pensieri, rimani qui. Ehi pa, lo devo a te, se sono un uomo, se sono quello che sono, tu che mi hai dato una famiglia. Ti ho detto poche volte ti voglio bene, ma a modo mio te lo facevo capire. Sono passati 11 anni e mi chiedo che penserai di me, e mi domando perché io ti ho voluto portare via da me. I tuoi nipoti chiedono di te e non so che dirgli io, forse le lacrime parlano per me, e mi domando poi se dentro i miei sogni come non ho fatto mai, sai come son fatto poi, fai buon viaggio e pensa a noi. Ciao. Fai buon viaggio e pensa a noi. Na 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 na. E mi domando poi se dentro i miei sogni Pagotto. Hai fatto emozionare qualcuno della nostra giuria, anche la nostra Barbara. Un applauso, vai, raggiungi Barbara. Allora, io do la parola a Katia, come sempre. Allora, io sentirei, sì sì, si sente? Ok, darei la parola a Fabiola. Arriva il microfono Fabiola, ce l'ha Alex, intanto okay. Grazie. Ad Andrea e a Salvo. Ok. E di qua sentirei Yanes per il look e Rosaria con Alessia che loro votano insieme. Ok, partiamo da chi? Fabiola? Partiamo da me.
Credo che la musica abbia veramente un filo conduttore ultraterreno, perché appunto mio papà è morto a luglio e ho sentito che anche il tuo, e quindi io trattengo le lacrime, ma solo perché sono un po' più abituata a contenere le mie emozioni. Ma devo dire che mi sei arrivato tanto dentro, sei molto bravo a scandire, complimenti. Ormai credo che tu sia nato qui, ma non sei italiano. Peruviano. Sì, e quindi faccio un appello anche a tutti gli italiani di imparare assolutamente l'italiano bene quanto gli stranieri, che poi diventano italianissimi. Quindi bravissimo nell'interpretazione. Grazie. Nel testo, bravo. Salvo. Anch'io effettivamente sono rimasto molto emozionato, perché questo è un argomento che purtroppo ancora mi colpisce, e però io devo fare un giudizio tecnico, grazie a Dio, quindi non tiro fuori le mie lacrime, mi trattengo e devo essere più asettico. Gran bella interpretazione, mi è piaciuta molto invece la forza della voce, che era veramente, io l'ho sentita come un fiume, per cui l'interpretazione è stata la punta vincente di questo, dal punto di vista tecnico. Grazie. Andrea? Prego Andrea. Devo dire che questa sera sono stati toccati dei temi molto particolari, molto importanti. Posso farti i miei complimenti. Che dire, sono emozionato anch'io per quello che è stato trattato, e sono convinto che questo sia un brano molto bello. Avrei semplicemente magari fatto qualcosa in più all'interno del testo, se voglio parlare a livello tecnico. Avrei aggiunto qualcosa di più particolare e meno, per concedetemi il termine, meno scontato, però molto bello e complimenti. Grazie mille. Okay. Allora andiamo da Rosaria, che non ha ancora parlato, prego. Oh, Alessia, non vuoi parlare Rosaria questa sera? No. No dai, ascoltiamo Rosaria, un applauso Rosaria. Sapevo. Dai, scusa, non hai ancora parlato, non è giusto? Beh, Eddie è sempre bravissimo e ha scritto una poesia, quindi complimenti. Bravo. Grazie. Allora andiamo con il look invece, passiamo il microfono a Yanes. Rosaria, passiamo il microfono a Yanes, che ci parla un po' di questo look di questa sera. Vieni Eddie, prego. Allora, vabbè, lui ha sempre un look molto particolare, quindi è stravagante, a me lui emoziona tantissimo quando canta, e quindi questa canzone è anche, questo look, scusami, è anche appropriato alla canzone che hai portato. Complimenti, perché per me sei uno dei più bravi, sei bravissimo. Grazie mille. Un grande applauso a Eddie Pagotto, complimenti Eddie. Allora, Katia, dimmi cosa c'era? No, io pensavo che dovevo dare la parola a Bruno. Sì, no, non è ruolo. Bruno, sì. No, perché volevo capire in questo brano che cosa ha predominato secondo lui e perché. Cioè, okay, a livello di interpretazione, di testo, di arrangiamento, che cosa ha predominato, e sulla base di quello che dice, che ci dia una bella motivazione. Vai. In due parole proprio, dato che conosco questo cantante ormai, perché è un habitué con il suo Anchorman di Summer Day TV. Allora, io dico una cosa. Anchorman. Lui, Alex Silipo, è un Anchorman. Ebbene, io devo dire questo. Allora, il consiglio che ti do è questo, indipendentemente da quello che è stato trattato e dalla corrente di pensiero del testo, che colpisce anche a me, purtroppo ho perso mio padre anch'io. Allora, quando tu canti l'inedito, hai una resa leggermente inferiore, perché sei sempre tu rispetto alla cover, però purtroppo l'inedito ti prende dentro, particolarmente quando tratti questo. Allora ti devi abituare a scindere, devi fare una forma mentis di dissociazione sul okay. pezzo. Allora noi, prima di andare in pubblicità, abbiamo bisogno sempre di voi due, se potete raggiungerci qua, è possibile. Okay. Un grande applauso alla coppia di questa sera, Katia e Bruno DL. Raggiungetevi, un applauso. Allora, prima di andare in pubblicità abbiamo ancora tante voci, una voce per Seven Sun, questa sera Barbara, vero? Adesso mi riprendo, dai. Sì, dopo questa emozione, ecco. Allora, Katia e Bruno ci hanno raggiunto, dobbiamo andare in pubblicità per presentare il Sicurmanio in modo un po'...
esplosivo. Visto che Bruno è un campione di latinoamericano, Katia, io avevo pensato proprio per te, non puoi, perché hanno scelto te questa sera che per affiancare. Non mi chiamo Marisa, ho capito. Okay. Ciao Marisa, che sei a casa. Un applauso a Marisa, ecco, abbiamo bisogno, ti dovrà portare in questa baciata. Ti ricordo che c'ho la gonna. Pronti, partenza, la baciata, mi raccomando, non diamo la schiena al nostro pubblico. Vai Bruno. Bruno, per favore, non la schiena al nostro pubblico. Grazie. Ah, vuoi far vedere com'è? When the night has come and the land is dark, y la luna es la luz que brilla ante mí. Miedo no, no tendré, oh I won't, me asustaré, just as long. Dobbiamo andare in pubblicità, lanciamo la pubblicità. No, no, continua. Ciao a tutti, a tra poco. La tua scelta libera, Summertime TV. State con noi. A tra poco. Benvenuti amici, sono Luca. Avete difficoltà a entrare nella vostra vasca da bagno? Per questo un momento di relax si trasforma in preoccupazione? Sicurbagno ha la soluzione per voi. Da 15 anni Sicurbagno si occupa di trasformare il vostro sogno in realtà. Da oggi entrare in una vasca da bagno sarà semplice e sicuro. Pensate amici che l'80% degli incidenti domestici avviene in bagno. Sicurbagno vi offre una ampia varietà di modelli e pensate inoltre che garantisce a vita tutti i suoi prodotti. Non è un caso che è da 15 anni l'azienda leader del settore delle vasche con sportello e motorizzate. Chiamate per ricevere la visita gratuita di un nostro consulente che vi saprà consigliare in base alle vostre esigenze. Ed è per questo che è arrivato il momento di chiamare subito il numero verde 800 148 763. Cielo sogno, 50 gradi vodka pura, sono il re del borgo. Occhi ghiaccio cristallini, baby mi rovini. Cazanzar, resto qua o vengo là, bam bam. Siamo senza fiato, spaccata dentro intendo. Io mi risiedo mentre tu corri via dicendo Richard Gere, Brad Pitt, dimmi un po' chi sei. Il dandy quando vuoi, di nuovo un altro noi. Denaro sporco sporca la felicità, sei questa qua è la mia realtà, non posso, non voglio averti, stretto a me tu scappa, anche se quello che voglio in fondo è trattenerti come una matriosca che apre tutto il suo mondo a me, come una matriosca ti sei rinchiusa dentro di te, matriosca. Matrioska, matrioska. Alchimia quadrato, bomba dentro sento. Giuro anche a te che io questa volta non ti mento. Matrioska, facce rosse altre 100 volte. Maschere rotte, sono il tuo Don Chisciotte. Rotta per casa di zio, siamo sempre lì. Stanislaski ed io, studente perfetto. Accetto in silenzio, ti accendo e non mi pento. Diverso abbigliamento, stesso sfregamento. Guarda qua, mani là, labbra acidità. Stessa affinità, tutto senza fedeltà. Questa è l'ultima volta, lo sappiamo già. La prossima, la prima sarà come una matrioska che apre tutto il suo mondo a me. Come una matrioska ti sei rinchiusa dentro di te, matrioska, 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 matrioska.
Luci di un aeroporto, tu col tuo vestito corto. C'ero io, non è un addio da sfidare. Matrioska. Eccoci nuovamente qua su Summertime TV. È giusto, Barbara, ricordare gli appuntamenti tutte le domeniche sul canale 231, però abbiamo triplicato, giusto? Triplicato canale, quindi ci trovate non solo sul 231, un grande applauso va a tutto lo staff di Uno Media che è sempre prontissimo per ogni esigenza. E non solo, dobbiamo ricordare la finalissima di Summertime TV, che non l'abbiamo ancora fatto, è venerdì 23 giugno in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Seven Sun. Ci siamo, ci saranno tantissimi ospiti, tra cui Nina Moric. E poi il mio amatissimo dottor Lemme, speriamo che non mi sgridi. Dottore, la dieta la sto facendo bene? Poi avremo direttamente da Radio Z la voce di Marco. Poi sul palco con noi? Sul palco con noi Francesca Cipriani. Francesca Cipriani, un grande applauso. E poi avremo altri ospiti che non possiamo ancora svelarvi. Noi andiamo nella scalinata perché c'è Katia che ci deve raccontare. Cosa ci devi presentare? Vabbè, vi presento un musicista pazzesco. Facciamo un applauso al nostro Chicco Bencardino. Bene. Che ci allieterà con la sua meravigliosa fisarmonica. Ed è giusto però continuare a ricordare gli appuntamenti con il Summer Tour che... Fallo tu. Bene, benissimo. Il Summertime Tour estivo. Avremo Valerio Scanu, il... Avanturnage, un applauso. E il 28 poi, luglio. E poi avremo Note di Incanto Ebrea nuovamente con noi, Ivana Spagna, il 25 giugno. Grande donna e grande artista. Dobbiamo invece ricordare anche il 18 di giugno. Ah sì, il nostro spettacolo della Crisca Academy. Vi aspettiamo bene. Al Teatro Splendor di Aosta. Abbiamo ricordato tutto, ricordiamo che Bruno DL anche... Cosa? Bruno? Lui è entrato e si sta addormentando, non lo svegliare. Bruno Diella, allora abbiamo pensato di proporre una baciata dalla fisarmonica di Chicco, per quello ti abbiamo mandato Chicco lì vicino. Un applauso al maestro Chicco che dalla Grazie giuria Stefano. Ha raggiunto il maestro di ballo Bruno ODL. Cosa ci proponi? Carina! Allora, la pista è libera, quindi chi vuole ballare, Katia, mi trovi dei ballerini? Devo di scegliere baciata, di ballerini? Di baciata. No, volevo dire ti ringrazio per avermi dedicato la canzone, grazie. Carina, la dedico a no, tutte le donne qua in sala, sì. E in particolar modo vorrei vedere ballare questo brano a Giusy, mm-hmm. con Mimmo. Bene, poi... La Solli con Salvo. Non è, un ballerino di baciata, chi è che è bravo a ballare la baciata? Tu devi solo un po', cicche, cicche, cicche. Anna, no, chi è che... Vabbè, chi vuole ballare la baciata? Chi vuole ballare la baciata? E visto che io avevo scelto se la balla da sola. C'è Roberto Solli. Che balla la baciata, quindi Roberto vieni pure in pista, un applauso con Roberto, la Solli. Bravo. Chi vuole ballare può ballare e dopo mettiamo anche da questo grande pubblico. Ricordiamo al nostro pubblico che tra poco ci sarà, inseriamo due intervalli dove potrete ballare, ok? Esatto. Carina dalla fisarmonica di Chicco Bencardino, per voi la pista è libera. Thank you.
facciamo un grandissimo applauso a Chicco Bravissimo. Bencardino con Carina. E continuerei, visto che hanno apprezzato. Cosa cazzo, scusa? Di hanno nessuno. Apprezzato questi ballerini. Ah, vuoi fare un po' di intervallo ancora? Ma io direi di sì, volete ballare ancora un pochino? Quindi la pista è libera a tutti, quindi facciamo dopo, dimmi tu. Ma possiamo ancora fare un brano? Sì, dai, io un farei brano. Una bella polca, così li facciamo sudare bene bene. Ok, quindi la pista è libera, chi vuole venire in pista, qua. Prego, prego, prego. E andiamo con la polca. Una sempre... bella polca, maestro Chicco. Mi dai almeno tre ballerini? Ballerini, almeno quelli. Allora, che direi Luca, il nostro Luca, direttore artistico. Un grande applauso Luca, gli facciamo un applauso, con chi lo vuoi far ballare? Sì, sì, lo facciamo ballare. Dai, tanto siamo alla conclusione di quest'anno, quello cioè, che è successo. Sono un attimo in difficoltà. Non puoi dirti no, se non ti do... Io vi ringrazio della fiducia, ma non è proprio il caso, nel senso io proprio col ballo... Prenderei prima delle lezioni da Bruno prossimamente, poi, lo so, poi torno e vi faccio la polca, vi faccio anche il rock and roll acrobatico. Lo so che sei una persona molto umile, lo so. No, ma guarda, no, tira fuori proprio il tuo talento. Io vorrei vederti con non il fratello di Janessa. No. Col fratello di Janessa. No, ma davvero, guarda, proprio io con il ballo non sono una persona collimata, davvero. Farei veramente... fare una brutta figura. Potrebbe essere propedeutico per te, però. Bruno potrebbe essere propedeutico per me per il futuro, voglio dire. Qua dopo un paio di lezioni. Ascolta, Barbara, anche guarda, Barbara, no, Barbara con la polca come ti Barbara, interviene? Barbara, non so ballare. Ok, quindi benissimo, un applauso. Va bene, poi la pista è libera, quindi anche dal pubblico, chi vuole venire vai, a ballare, Barbara. Cosa ci presenta Chicco, Katia? Cartoon, una bella polca. Per voi Chicco Bencardino, via con la pista libera. Chi vuole ballare? Con il maestro Chicco. We'll be right back.
eccoci la pausa, l'intervallo, ritorniamo tutti al nostro posto perché si riparte. E si riparte alla grande, Stefano, si riparte alla grande perché prima ancora di ricominciare la gara vogliamo ascoltare una voce strepitosa che ci presenta un altro suo inedito, Alex Siripo. Per voi Siripo. Che canta una delle mie canzoni preferite, quindi questo è un bel regalo, io ti ringrazio. Vorrei regalarti il cielo, per voi Alex Siripo. Giusy, dove sei? Vieni qua, vieni qui, vieni qui. Mi porti lo sgabello, per favore. Oh, guardi, venga. Oh, vieni qui, facciamo un applauso alla Giusy. Venga! A chi? Voilà. Andiamo. Cosa succede? Cosa ci fa lei? La mamma? Cosa fa? Possiamo dedicare una canzone alla mamma? Sì, prego. Oh. Ok. Pronti? Sconvolto. Ok. Si può. Sono qui per dirti che ci sei, ma lo sai che hai rubato i pensieri miei. Come mai che ti conosco ormai da un giorno e mi sembra un'eternità? Mi manchi di giorno mentre scrivi, tu lo sai che per te rubare il paradiso io lo farei. E che mi sento disadorno senza i tuoi occhi su di me. Ci siamo. Vorrei regalarti e darti un tuo sorriso vero e farti battere il cuore e tutto senza far rumore. Sei ciò che non mi aspettavo e per questo unica, magnifica, splendida tu. Un'emozione che mi scalderà. E non aver paura, amore mio, credi a me, vorrei regalarti il mondo mio. Ormai da un giorno spero ti sembri eternità. E vorrei regalarti il cielo e darti un tuo sorriso vero e farti battere il cuore e tutto senza far rumore. Sei ciò che non mi aspettavo e per questo unica, magnifica, splendida tu, un'emozione che mi scalderà. E perché non è un'avventura, e perché io di te avrò cura, nella lontananza niente se io te. Splendida tu, un'emozione che mi scalderà. Grazie. La mitica Giusy. Per voi Alex Siripo. Grazie. Grazie Stefano. Complimenti. Bella emozione, cominciamo di nuovo alla grande, bellissima Giusy emozionata, un grandissimo applauso per lei.
Bene, bene, allora ritorniamo alla gara? No, no? Un'altra ospite. Chi? Pinuccia con Soli Noi, eccola qua. Ecco qua Pinuccia, benvenuta anche te. La nostra ciao. Blogger che scrive sempre dei blog bellissimi, emozionanti, coinvolgenti, fai vivere veramente delle belle emozioni e questa è veramente una cosa bellissima. Grazie, grazie. E ricordiamo appunto dov'è che... Le emozioni però nascono dal gruppo, perché siete voi che le create, io le descrivo. No. Pinuccia, cosa ci presenti? Vi presento un nuovo inedito che ho scritto in collaborazione con Silipo, con cui stiamo facendo un album, tra l'altro, quindi questo è il penultimo ormai, e si intitola Soli Noi, ed è, sarà la traccia numero 10, quindi la fine della storia. Soli Noi, Pinuccia, grazie, per noi. Grazie, grazie. Più non mi consola il ricordo di te che sempre mi innamora. Solo con quella maledetta smania di spiccare il volo diretto ad altre spiagge, a seguire vanamente chi di te non gliene frega niente. E questo silenzio ci fa impazzire, questa voglia di correrci incontro non riesce a finire. Ci siamo persi nel buio di sciocche paure, ora viviamo nuove avventure senza entusiasmo e senza speranza, seguendoci solo a distanza. Maledetta fretta di trovare nuovi amori, ma ricordarsi e mai dimenticarsi, quando arriva portata dal vento quella musica che nessuno dei due aveva spento. E questo silenzio ci fa impazzire, questa voglia di correrci incontro non riesce a finire. Ci siamo persi di sciocche paure, ora viviamo nuove avventure senza entusiasmo e senza speranza, seguendoci solo a distanza. Ricordarsi e mai dimenticarsi, quando arriva portata dal vento quella musica che nessuno dei due aveva spento. Aveva spento. Grazie, grazie. Pinuccia, complimenti, complimenti. Grazie. Ti faccio fare questo grandissimo applauso per te, prego. Adesso cominciamo la gara. Benissimo, iniziamo la gara, però manca, dobbiamo fare accomodare nuovamente il giurato Chicco, il maestro Chicco che è andato a posare la fisarmonica, ma è qui. Signori, Chicco Bencardino, applauso. Prego, prego, accomodati pure. Bentornato. Fai pure. Potevi accomodarti tranquillamente senza nessun problema. Prendi il microfono. Prego, prego, prego.
Sì, prima di iniziare, posso fare semplicemente una domanda? Forse non so se qualcuno l'ha già fatta ad Alex. Quanti brani scritti e composti da te hai all'attivo? Parecchi. Credo almeno... Pubblicati o no? Entrambi. Pubblicati credo almeno un 120. Okay. E non pubblicati credo almeno un tra bozze e così via, un 250-300 pezzi in tutto. Sì. Bene, però Alex, è giusto ricordare l'appuntamento con la finalissima del Canta che ti passa? Assolutamente, allora questo sabato avremo la finale della sezione cover, il 10 giugno avremo la finalissima inediti, dove avremo anche la nostra Barbara a farci da spalla, e poi, sorpresa, perché ci sarà qui sempre a giugno, la finalissima del Canta che ti summer. Ok, in giuria ospite d'eccezione Sergio Moses, che noi facciamo un grande applauso. Assolutamente. Quindi vi aspetta la finalissima del Canta che ti passa. E Barbara. Andiamo avanti con la gara, chiamiamo Antonio Caio. Eccolo qua Antonio, ben ritornato, un grande applauso. Bentornato, benvenuto, eccoci qua alla camera. Questa sera il tuo inedito Io sono nessuno. Per voi Antonio Caio. Grazie, buonasera. Io sono nessuno, signori miei. Io sono il nulla di mille. Non sono poeta né artista. Non sono famoso. Ma perché mai le mani ferite, che posto mi dai? Io sono nessuno, io sono nessuno, dovete accettarmi per quello che sono. Poi cosa dico, signori miei? Sono anch'io artista, poeta, e ci pone il film della vita mia. Sì, signori, anch'io sono l'interprete, ma non mi interessa ad alcuno. Poi che per voi, in fondo io sono nessuno, ma perché mai? Io sono nessuno, io sono nessuno, dovete accettarmi per quello che sono, perché prossimo video.
Antonio Caio, un grande applauso. Ti guardavo nel monitor, osservavo e commentavo, nel senso molto grintoso, e ti farei un grande applauso perché ho trovato come quello dell'anno scorso molto, no, ti ho trovato molto deciso, grintoso, bello pimpante. Allora andiamo da Katia. Allora può parlare Andrea, Ada, Salvo, che prima non ha ballato, quindi ok, e Teresa e Yanes. Ok, quindi Salvo. Effettivamente devo dire interpretazione trascinante, davvero showman, tecnicamente devo dire sai tenere il palco decisamente molto bene, complimenti. Grazie mille, grazie. Andrea? Bravo, complimenti, mi sono divertito a guardarlo, è stato molto bravo, mi raccomando però un po' più di... No, un po' più di autostima, io sono nessuno, no, bella, simpatica, una cosa molto simpatica, complimenti. È un aforismo. Appunto, certo, ci mancherebbe. Ovviamente, come dici nel tuo testo, reciti nella tua vita, per cui è molto interessante quello che hai scritto, bravo, complimenti. Grazie. Ok, qui qualcuno vuole... Volete dire qualcosa velocissimo? Se volete aggiungere qualcosa di diverso, veloce, possiamo farlo, fino allo stop di Katia. Vai. Io ho trovato il brano molto 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 carino, mi è piaciuto moltissimo. Ti dirò, anche se vabbè io sono nessuno, però è giusto quello che hai detto, è giusto quello che è, ma sei importante comunque. Bravo, mi è piaciuto molto questo brano. Caio ha dimostrato di essere proprio qualcuno invece, bravo. Grazie mille. Marcello vuoi dire qualcosa? Prendi il microfono. Prendimi il microfono, Marcello. No, mi auguro la faccia, ma... No, mi sono divertito. Mi sono divertito, ascoltare la tua canzone. E... Boh, mi sei piaciuto. Grazie bravo. Mille. Ok, Katia di qua, Teresa. Prego. Teresa, sì. Molto carismatico, sa tenere molto bene il palco, come ha detto, non mi ricordo più il nome. Salvo. Salvo. E boh, la canzone mi è piaciuta, è stato molto bravo. Quindi... Ok. Grazie. Qualcosa di... Bravo. Luke. Vieni avanti, pure. Già sta tutto. Un applauso, eccolo qua. Yanes. Allora, vabbè, a me è molto simpatico il signore. E molto questo look casual è molto adatto e appropriato alla canzone che ha portato. Che tra l'altro mi piace molto e complimenti per la sua energia e niente, mi è piaciuto. Grazie mille, grazie. Un grande applauso va a te. Bene, allora continuiamo la gara perché abbiamo ancora l'ultima voce in gara. Lei Chiara è... Bottazzo. Chiara, Clara, scusami, ti lascio. Buonasera Clara, benvenuta. Buonasera. Cosa ci presenti questa sera? Fidarsi ancora. Fidarsi ancora? Mai fidarsi. No, ci dobbiamo riprovare perché siamo... Ognuno il suo pensiero. Clara Bottazzi. Una speranza. Voglio respirare ancora. Io con te starei le ore, resta con me, voglio passeggiare al sole, abbracciarti mentre guardi il mare. Solo un
Grandissimo applauso, complimenti. Allora, ti faccio raggiungere Barbara, intanto io chiedo alla nostra giuria di consegnare le schede Alex e ascoltiamo velocemente, mi dai lo stop tutti, così almeno facciamo il conteggio. Visto che l'ultima artista, proporrei un giudizio molto rapido da tutti, che ne pensi Stefano? Perfetto Katia. Partiamo da Marcello, qua, scusami. Marcello? Brava, una canzone molto orecchiabile. Grazie. Innamorarsi ancora è un bel argomento. Sì. Molto remoto. Molto remoto comunque. Se si trova la persona, se no ognuno sì, sta sì, tranquillamente privati. Ho una scheda da consegnare, scusa Ivan. Comunque brava, sei stata brava. Bene, allora Mimmo, prego. Hai voglia di innamorarti? No, ormai... perché no, scusa? Mica c'è un'età limite per innamorarsi. Sei già innamorato tu, quindi... A uno qua, già quando è innamorato della vita. No, un bel testo, bella canzone orecchiabile, sentivo quelle chitarre, io sono partito di chitarre, pazzesco. Bella, bella, veramente. Brava, brava. Grazie. Testo bello, grintoso, positivo, e io credo sempre nell'amore perché canto sempre dell'amore e quindi brava, continua così. Grazie. Come hai detto, posso aggiungere una cosa? Come hai detto prima, tanti brani hanno una musica diversa, un po' più ritmatica, ma sempre con delle parole, come hai detto prima, un po' come si dice, un po' sofferte, dal tema, tra virgolette. Dal tema esatto, più sofferto, quindi, ma in questo esatto, caso è tutto positivo, musica, sì, parole sì, sì, e argomento. L'ho trasformato in bravissima, questo. Brava. Adam. Io invece... Io invece devo farti i complimenti per la voce, è una bella tonalità di voce. Grazie mille. Tutto il resto è andato più che sufficiente. Grazie mille. Bene. Andrea? Io ho trovato strano invece la struttura e il corpo del brano dell'inedito. È partito con il ritornello, poi c'è stata la strofa, il ritornello, la strofa e il ritornello finale. È stata una struttura... molto particolare, strana, inversa, però e poi a livello di intonazione potresti lavorare un po'. Sì, non ho fatto non molte mai lezioni. Comunque complimenti, dai. Grazie. Grazie mille. Allora, un bel testo, una bella interpretazione e continua così. Grazie. Sì, anche un testo che dà speranza, quindi un bel messaggio gioioso di speranza nell'amore, quindi perché brava. Guardi in cielo? Sogniamo, sogniamo. Se... Non mi chiedere niente. Va bene, scusa. Vai, scusa. No, tecnicamente è una bella tonalità, un bel flusso di voce, orecchiabile il pezzo, potresti usare di più secondo me, sia come interpretazione che come proprio tonalità di voce. Okay. Passiamo il microfono a Teresa invece adesso, che ci dà il suo giudizio. Eccolo qua, adesso arriva. Intanto Alex, se vuoi appunto fare i conteggi, ci siamo quasi, allora, per ascoltare le due voci, per decretare una voce per Seven Sam. Prego. Mi è piaciuta molto la timbrica, una bella timbrica, brava. Grazie. Brava. Chi parla di Alessia Rosaria? Beh, hanno già detto tutto, comunque bella energia, e invece a me è piaciuto il fatto del testo particolare partito così. Grazie. Luke invece. Devo alzare? Sì. Applauso. È la prima volta qui su Summer in TV, vero? Quindi sì, okay. Si vede? No, perché si vede? Okay. Non si è accorto nessuno. Allora, il look rock ti si addice. Hai un bel taglio di capelli. Grazie. Sì. Va bene. Va bene. Ok. Yannis? No, anche a me è piaciuto molto il suo look, perché mi è piaciuto nella sua assoluta semplicità. Quindi io apprezzo sempre, premio sempre i look semplici. Brava. Grazie. Quindi grazie, un grande applauso va per te, tutto meritato. Grazie. Complimenti e grazie. Brava Clara. Allora, intanto che ci raggiungono i voti, io chiederei, prima di andare da Katia e da Bruno, ai nostri
Giudici del look, quanto, allora, stiamo raggiungendo la finalissima, tra ancora due registrazioni avremo la finalissima. Come secondo voi è giusto calcare il palco di una piazza, quindi con il look, l'importanza, consigli per i nostri ragazzi, perché è molto importante, chiedo. Prego. Scusate. Sì, sì, apparire un po' di più, apparire un po' di più, più grintosi, non un look diciamo da giorno, ma un po' più studiato, che attiri più l'attenzione secondo me, un po' più studiato, a seconda del pezzo anche, okay, credo. È giusto, Barbara, dire che avremo durante la finalissima, ospiteremo il tuo concorso di... Sì, ripartiamo con le date del mio concorso, grazie per darmi questa opportunità. Il concorso è Miss Diva Italia The Original, Mr. Divo Italia The Original. Sfileranno tantissime belle ragazze e tanti bei ragazzi. Tra l'altro sono aperti i casting, quindi chiunque volesse partecipare può scriverlo sulla pagina, okay, Miss Diva, Mr. Divo. Quindi come si svolgono le selezioni? Katia è già interessata. Katia, ti metterò in giuria per i mister, senza allora, problemi. Molto allora, volentieri. Allora io ti chiedo, visto che intanto stanno arrivando i giudizi, abbiamo, sì, qualche esibizione per caso? Abbiamo una nostra, okay, giudice, chiamerei Teresa. Teresa, allora andiamo con Teresa e poi vediamo se sono pronti i voti. Però se no facciamo un piccolo casting in diretta. Io chiederei che la giuria del Summer, visto che sarà presente, faccia da giuria anche al concorso, è possibile? Ok, certo, come no. Ok. Teresa, cosa ci canti questa sera? Allora, questa è dedicata ad Ada, perché mi ha chiesto un pezzo in italiano, anche se io non amo i pezzi in italiano. Mi ha chiesto un ballo ballabile, non ce n'è tantissimi, sì. Maracaibo. Maracaibo. Un ballo ballabile. Qualcosa di movimento. Andrea, Maracaibo. Andrea è sempre così, però. Sempre che... Sì, Andrea deve sempre mettere i puntini sulla Maracaibo. O. Maracaibo della nostra giuria popolare, quindi rappresenti il popolo Teresa questa sera. Quindi Maracaibo penso che sia adatta per gioire assieme. Voi Ada in centro? Ma vorrei un trenino io. Ah, e a parte Ada, quindi. A parte Ada? Chi va dietro ad Ada? Ok. Andrea. Teresa, per voi Maracaibo. Balla nuda, zaka, simma le masci fisso, simma le mitraglie, era una copertura, faceva traffico d'armi con Cuba, innamorata, simma di Miguel, ma Miguel non c'era, era il cortigliere da mattina a sera. Bravata che conduce il trenino. Se ma c'era Pedro con la verde luna, l'abbracciava sulle case di nitroglicerina, torno Miguel tornò, la vide in pallini, il cuore suo tremò, quattro colpi di pistola le sparò. Maracaibo, amare forza nove, fuggire sin ma dove, zazza, 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 zazza. Un albero spezzato, notte scura come una bandiera, monte il pesce
per rum e cocaina. Zazà, e se sarai cortese e ti farò vedere nella pelle bruna una zona bianca come la luna. Con grazie. Teresa, ma Ianes, dicevo, era molto... Era snodato, facci un po' vedere preparato con il... Sì, perché andava a sciare, guarda, un po' al mare, un po' tutto. Bravo. Grazie Ianes, grazie, grazie Teresa. Grazie, ti Teresa. Faccio accomodare. Allora, abbiamo già il verdetto, mi dicono. Siamo già pronti, vado vicino ad Alex così ci racconta. Perfetto, musica di suspense, abbiamo il verdetto, chiamiamo tutti. Io chiamerei tutti i ragazzi qua. Ti posso far raggiungere Katia e Bruno, così sì? Io intanto chiamo i ragazzi qui. Perfetto, un applauso a tutti i partecipanti per una voce di Seven Sun, questo inedito che si fa ogni chiusura di questa stagione, quinto anno di Summer Time TV, da 3 anni ospitiamo quasi alla fine questo... Allora, ricordo che soltanto 2 ricanteranno il brano, vado a dare la classifica dei 7 in base ai titoli. 7° posto con 610 punti totali, in fondo all'anima Luigi Romando. Un passo avanti Luigi, vieni. Un applauso, applauso per te, ti faccio accomodare. Ok, perfetto. 6° posto con 661 punti, Per amore, Dara Ferrara. Un grande applauso a Dara, complimenti. 5° posto con 708 punti, Fidarsi ancora, Clara Bottazzo. Vieni, 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 prenditi il tuo applauso, complimenti. 4° posto. Applauso, applauso. 739 punti. 4° posto, Io sono nessuno, Antonio Caio. Un grande applauso Antonio, grazie. Allora c'è un punto solo che divide il 2° posto dal 3° posto, un solo punto, con 800 punti, 3° posto per Quel pensiero che non leggerai, Antonella Rigato. Un applauso. Si giocheranno, scusami Stefano, la finale con 801 punti, come in un film, Patrizia Rigato. 801, 818, Sorriso dolce, Eddie Pagotto. Siamo lì, adesso è la volta, quindi vi faccio accomodare negli sgabellini, nei 2 sgabellini vicino Barbara. Katia, Bruno, si riparte nuovamente. Vogliono cambiare look per la sfida finale. Ok, quindi prego, andate. No. Volete tenere? Andate tenete? Veloce, se volete. No, tengono. Perfetto, okay. Un grande applauso ai nostri ragazzi, vi facciamo un applauso, sempre pronti. La vostra scelta libera lì sopra, come va, Katia? Direi benissimo. Adesso Bruno, ascoltiamo questi 2 ragazzi e decretiamo il vincitore. Quindi giuria, mi raccomando, siate obiettivi, giuria. Ricordiamoci, okay? Stefano, ricordiamoci lo spazio a geometrie unilaterali, che è una cosa molto molto importante. Per l'occasione congediamo Andrea Balesseri, facciamo dei cambi. Grazie mille Andrea, ti facciamo lasciare il posto, grazie, poi tranquillo. Andrea Balesseri, un applauso. Ciao Andrea. Per l'occasione chiedo a questo punto a Bruno DL, ti lascio, se puoi, prendere il posto di Andrea nei voti, nei giudizi. Prego la scheda di Andrea, scendi pure. Katia, rimarrai da sola lì perché adesso ho il compito per te di scegliere chi partirà con la sfida. Visto che ha avuto un punteggio molto più alto e per galanteria direi... la fanciulla. Ok.
Esatto, sia per il punteggio più alto, okay, sia per galanteria, perché ha avuto 818, giusto? Perfetto. Ricordavo. Quindi inizia lei. L'ha rigato. Un grande applauso. Grazie. Ripresentiamo il brano, ti lascio te. Ci ricanti come in un film, per voi Patrizia Rigato. Quando passa il tempo tutto ti rimane, i ricordi di quando eri bambina, tra la camera da letto e la cucina. Non ho mai visto il mio cuore, ma so, lo riconoscerei tra mille altri. So dove porto ogni cicatrice, un po' si apre, un po' si ricuce. Dentro te sei sola e già da troppo tempo. Dentro ciò che conta è respirare il vento. Non sono caduta mai, questo è il mio fin. Non è facile guardare avanti, ci ho provato adesso, porto su un carretto delusioni di una fredda mattina. Devi crescere ma non lo sai prima. Dentro te sei sola e già da troppo tempo ormai che ora non lo conti più. Non chiedermi di più, do sempre ciò che ho. Applauso noi da quassù con e andiamo con emozione, un po' di eco e allora, di Pagotto. Allora noi Barbara siamo qui perché dobbiamo fare la comunicazione, quindi ti la vedevo. Nostra giuria si riparte, Katia. Si riparte da zero, quindi non mi raccomando, siete pronti, non vi siete... fate influenzare, potete anche giudicare in modo diverso, sentitevi liberi in questo, ecco, quindi si riparte da zero questa esibizione, potete valutarla liberamente. Quindi è la volta di... È di Pagotto con Sorriso Dolce. Sorriso dolce.
come vorrei tu fossi qui. Hai lasciato un gran vuoto nei miei pensieri, rimani qui. Ehi pa, lo devo a te, se sono capire. Sono passati 11 anni e mi chiedo che penserai di me, e mi domando perché io ti ho voluto portar via da me. I tuoi nipoti chiedono di te e non so che dirgli io, forse le Pagotto. Allora ti faccio raggiungere la tua sfidante. Allora chiedo alla giuria di consegnare le schede a Alex, intanto che abbiamo il verdetto per la terza edizione Una Voce per Seven Sun. Chiamiamo la vincitrice dello scorso anno, Ilenia Melis, nuovamente qua, che ci porta il trofeo, a cui noi grazie, lo lasciamo qui, lo lasciamo qui, vediamo a chi aspetta delle due voci. Cosa ci proponi intanto che i voti... Allora, propongo il mio nuovo inedito che si chiama Libera da qua. Per voi, Ilenia Melis. Grazie.
c'è che una vita da vivere, ma solo se libera, come una nuvola che appare quando le pare scompare, sta arriva il sole. Le stelle, la musica sotto la pelle, coi finestrini abbassati, il vento sopra la faccia, non ci sono regole, tu sai il mio nome, gridalo forte, forse così ti potrò sentire, non voglio ancora mai stelle come te, come me, chissà se riesci a comprendere i miei sogni e i miei perché. Bravissima, bella bella, già entra nella testa, eh. Allora ti faccio accomodare al posto di Alex Siri, poi andiamo intanto a fare un saluto alla nostra giuria, abbiamo i verdetti, giusto? Benissimo, allora ringraziamo la nostra giuria, facciamo un applauso, grazie a voi per la compagnia, grazie per questa domenica in allegria qui su San Martino TV. Siamo giunti alla conclusione, ad ancora due puntate e poi dobbiamo salutarci al prossimo anno. Sei contenta? Il microfono. Cioè, beh certo, questo è stato il quinto anno e sono molto 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 felice di continuare se Dio vorrà. Per me Ada, comunque continuerò anni, tu... volentieri Ada, se vi volete dalla prima puntata. Ah sì, eh? 5 anni fa non c'è mai, è l'unica che è iniziato dall'inizio. Sì, è vero. Una bella mascotta, allora. Sì. Allora un saluto per i nostri telespettatori, giuria, veloce, grazie. Grazie per l'opportunità, grazie a tutti, siete stati davvero tutti bravissimi e gran finale, io non vedo l'ora di sapere chi è. Vincitore. Grazie di averci seguito, alla prossima domenica, ciao a tutti. Vi chiedo di essere molto... Ciao a tutti, alla prossima. Ok, qualcosa... Sonny, una... Un saluto un po' più particolare ai nostri telespettatori. Come lo devo fare? Come lo vuoi? Come vuoi. Microfono, volume, grazie. Vai, vai. C'è? Ok. Vi aspettiamo domenica prossima, sempre qui, mi raccomando, come sempre. Un bacio. Salvo.
un saluto. Sono il nuovo arrivato, che devo dire. Grazie di tutti e domenica è sempre domenica. Bravissimo. Un saluto anche qui alla nostra giuria, grazie mille. Katia Guidi, che questa sera ha fatto la super visore di da quassù. Questa sera ho fatto un po' ruolo un po' pazzo. Però la coppia Bruno-Katia ci piace. Quindi Katia, non va al microfono, dice Katia, è pronta a sbattere. Bene, allora, Bruno è qua, Bruno. Siamo pronti per il verdetto. Bruno, questo anno passato assieme, siamo quasi giunti alla conclusione. Prego. Bellissimo, il un primo riassunto. Anno passato con Summer Tar TV, la TV educativa. Io volevo spiccare una cosa bellissima agli artisti di stasera. Esatto, sentite questa cosa che è bellissima. Se voi volete realizzare i vostri sogni, dovete essere in grado di viverli prima. E in questa enfasi potrete viverli prima. Grazie Bruno, complimenti. Bene, Barbara. Io ho raccolto un libro alla fine di Summer Time TV, inciderò proprio un CD con tutte le tracce delle massime di Bruno ODL. Ok. Noi raggiungiamo il centro palco, chiamiamo il rappresentante Alex Silipo, un grande applauso a Alex, a cui diamo il microfono. E anche i due finalisti. È possibile chiamare tutti i ragazzi dietro, tutti coloro che hanno partecipato? Un grande applauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato, complimenti per i vostri Prego brani, ragazzi, complimenti. Venite. Clara, Dara, venite qua. Perfetto, un grande applauso intanto che ci raggiungono. Ricordiamo ai nostri telespettatori che la prossima col trofeo. Settimana saremo con i ragazzi l'ultima puntata della Crisca Academy e poi ritorneremo con le selezioni per aspettare la finalissima con le selezioni di Miss Diva e Mr. Diva Italia The Original. Benissimo, ci siamo. Un grande applauso, complimenti. Applauso, glielo facciamo un applauso. Vicino la l'emozione qui si taglia, sta veramente. Allora, io rubo 30 secondi. Prego. Voglio ringraziare ovviamente te, Luca, tutta la giuria, tutti coloro che questa sera sono rimasti qua per questa manifestazione, i ragazzi, perché poi senza l'impegno loro non si potrebbe fare nulla. Quindi applauso. Farei un grosso applauso a tutti. E soprattutto ricordo a tutti coloro che sono qua e che ci guardano in TV, lo so, vi guarderò più spesso, che cantare un proprio inedito in televisione non è una cosa che capita tutti i giorni. Quindi ringraziamo l'opportunità che ci è stata data e cerchiamo di farne tesoro tutti, io in primis, perché non è mai niente scontato, soprattutto queste cose. Detto ciò, aspetta, prima di dare il verdetto, però io vorrei fare un regalo personale, se posso, ai due finalisti. Vai. Sono invitati da me in diretta in radio per un'intervista e passeremo il vostro inedito, tutti e due. A Torino. Sempre Torino. E il vincitore avrà un'intervista su Mondo Spettacolo. Benissimo, sempre dalla nostra Morris. Tutta una famiglia, siamo ormai tutti una famiglia. Bene, bene, quindi un saluto va a Elire che ha lasciato il posto a Giuseppe. Ivan è sempre attento, poi faremo i saluti. Sì. Noi siamo quasi giunti alla conclusione. Io ricordo anche. Iniziamo già a salutare. Esatto. Tutti, prego. Ricordi i premi in palio, giusto. Oltre al trofeo che consegnerà Ilenia Melis, un brano inedito che andrà inserito in una compilation di miei brani che uscirà a Natale. Quindi ci sarà anche questo brano cantato dal vincitore o dalla vincitrice all'interno di questo album. Bene, siamo curiosi di sapere. Ehi, buoni terme! Buoni termini, ringraziamo le terme di Seven Sun, Sicur Bagno, Cry Seven Sun. Sulla musica! Pronti, Summer Pub, che ci ospita tutte le settimane. Con un totale di 917 punti contro 877. Si aggiudica la terza serata, la terza edizione di Una Canzone per Seven Sun. Il brano... Come in un film, Patrizia Rigato. Un grande applauso, Patrizia. Sulla coppa, complimenti, Patrizia. Adesso io però faccio la maga, Faccio la maga, perché anche questa volta ho beccato dall'inizio. L'ho detto a lei, può dirlo, Patrizia, grosso applauso anche a Eddie Pagotto e a tutti i partecipanti. Grazie anche a Eddie.
Buona domenica, alla prossima settimana, sempre qui su Summertime TV. Luca Procopio, il nostro direttore artistico, e tutti i ragazzi, la nostra giuria. Buona settimana a tutti! Nota via la festa, anche tu ci sarai. C'è una telecamera tutta per te. Forza, adesso canta e muoviti con me. E batti le mani al cielo, e dopo prendi il volo. Facci sentir la voce, più forte ci piace. E batti le mani al cielo, e poi riprendi il volo. Muovi quella la testa, con Summertime è festa. Benvenuti amici, sono Luca. Avete difficoltà a entrare nella vostra vasca da bagno? Per questo un momento di relax si trasforma in preoccupazione? Sicurbagno ha la soluzione per voi. Da 15 anni Sicurbagno si occupa di trasformare il vostro sogno in realtà. Da oggi entrare in una vasca da bagno sarà semplice e sicuro. Pensate amici che l'80% degli incidenti domestici avviene in bagno. Sicurbagno vi offre una ampia varietà di modelli e pensate inoltre che garantisce a vita tutti i suoi prodotti. Non è un caso che è da 15 anni l'azienda leader del settore delle vasche con sportello e motorizzate. Chiamate per ricevere la visita gratuita di un nostro consulente che vi saprà consigliare in base alle vostre esigenze. Ed è per questo che è arrivato il momento di chiamare subito il numero verde 800 148 763.